tutti, benvenuti e bentornati a una nuova puntata di Good Morning Milano. Eccoci qui in diretta, 12 e 30 minuti in questo istante, e puntuali siamo qua a raccontarvi ancora una volta Milano, la città metropolitana. Anzi, oggi andiamo anche oltre i confini della città metropolitana, usciamo un attimino dai nostri confini classici, perché beh, se sapete, il 4 marzo si va a votare, si va a votare per il presidente della nostra regione, non governatore o cose del genere, si chiama presidente della regione, ricordiamoci questo. Si va a votare, noi abbiamo chiamato tutti i candidati, quasi tutti diciamo, anche perché si è perso un po' il conto, dovrebbe essere 7 in totale se non sbagliamo. Li abbiamo chiamati e abbiamo detto: beh, venite qua a raccontarci che cosa avete in mente per la nostra cara regione. Qualcuno ci ha detto che non voleva venire, qualcun altro ci ha detto vengo, poi posticipo e non è mai venuto, qualcun altro invece ha detto vengo ed è venuto. Sto parlando del candidato di Liberi e Uguali, Onorio Rosati. Buongiorno Rosati, a tutti. Buongiorno, benvenuto, grazie mille di essere qui, siamo ben contenti appunto che abbia accettato il nostro invito. Ringrazio per l'invito. Allora, Liberi e Uguali, questo neonato partito di sinistra, che però insomma è storicamente la posizione in cui Rosati è sempre stato, possiamo dire, no? Ma sì, nel senso che io ho fatto tutto il percorso della sinistra, dalla Federazione Giovanile Comunista Italiana al PC, poi tutte le trasformazioni col partito sino al Partito Democratico. L'anno scorso ho deciso di lasciare quel partito perché non lo consideravo più un partito di sinistra per le politiche che stava facendo sul tema del lavoro, sul tema della scuola, sul tema dell'ambiente, e ho aderito ad Articolo 1, e Articolo 1 insieme a Possibile Sinistra Italiana il 3 dicembre ha dato vita a questo movimento che si chiama Liberi Uguali, che ha come obiettivo dopo le elezioni di costruire un soggetto nuovo della sinistra nel nostro paese. E appunto, e se al livello nazionale, appunto, a Gasso, il suo uomo di punta, in regione hanno scelto lei, Rosati, come uomo punta, come candidato presidente di Liberi e Uguali. Diciamo che la mia è una candidatura di servizio, la faccio per rappresentare, mi auguro, al meglio la comunità che fa riferimento a Liberi e Uguali, anche per il mio vissuto, per la mia storia, per le cose di cui mi sono sempre impegnato nella mia vita, prima sindacale e poi politica. Diciamo che questa candidatura è per me un grande onore, un grande impegno, spero di affrontarlo con decoro e di essere utile insomma alla causa. Allora, togliamoci subito la domanda quella spinosa, quella che le fanno tutti dal giorno che avete deciso di candidarvi a oggi. Siete i migliori alleati di Attilio Fontana alle prossime elezioni? Non c'era proprio modo di andare con Gori e fare un unico gruppo, un unico compatto gruppo a sinistra? No, noi siamo nati per essere alternativi alle destre e quindi alla destra anche di Fontana, siamo nati per essere alternativi al Movimento 5 Stelle, non ci piacciono le loro politiche sul tema dell'immigrazione, sul tema dell'antifascismo, sono troppo opache, troppo contraddittorie, ma siamo nati anche per essere alternativi al Partito Democratico di Renzi. Quindi la nostra scelta qui in Lombardia è una scelta coerente con questo tipo di impostazione, e noi pensiamo che il migliore favore alla destra sia stato fatto in questi anni da coloro che a livello nazionale avrebbero voluto fare politiche di sinistra, hanno fatto altri tipi di scelte. Le conseguenze sono che in Lombardia il 4 di marzo molto probabilmente in tutti i collegi, visto che si voterà anche per le elezioni politiche, in tutti i collegi uninominali di Camera e Senato vincerà la destra. Vuol dire che nonostante il PD avesse governato e abbia governato in tutti questi anni a livello nazionale, abbiamo avuto in Regione Lombardia uno spostamento verso destra delle elettorate. Questo naturalmente è un elemento sul quale sarebbe molto importante riflettere per capirne le cause. Com'è che allora danno un po' la colpa a voi del fatto, ecco, perderemo per colpa vostra, dicono, se vinceranno loro è per colpa vostra. Guarda, nessuno dice di perdere, ovviamente. C'è un principio di responsabilità che nella politica andrebbe esercitato, ma è molto più facile scaricare le proprie responsabilità sugli altri. Il Partito Democratico nel 2014 vinse le elezioni europee col 42% dei consensi, oggi tutti i sondaggi lo danno attorno al 20 al 22%, quindi c'è stato un drammatico allontanamento da quel partito di un pezzo di elettorato, molto del quale un elettorato di sinistra che non si è più riconosciuto nel Partito Democratico. Quindi è del tutto evidente che se dovessero perdere le elezioni, come è avvenuto in tutti questi anni, perché dal 2014 in avanti in Lombardia il PD ha sostanzialmente perso tutti gli appuntamenti delle elezioni amministrative, non ultime quelle del 2017, dove sono persi comuni importanti come Sesto San Giovanni e quant'altro, è evidente che è il risultato di politiche che sono state fatte da parte loro, che non sono state condivise da una fetta importante dell'elettorato. Ecco, una cosa che ci stiamo accorgendo un po' tutti è che il dibattito politico nazionale sta togliendo spazio ai temi locali, che però, come dire,
ci sono e anzi sono sempre più importanti, no? Beh, questo era un rischio. Io sono stato tra quelli che avrei preferito che le due date fossero separate e quindi si potesse fare una campagna elettorale anche breve, ma molto più incentrata sui temi specifici di Regione Lombardia, anche per permettere il centrodestra, che governa ininterrottamente questa regione da più di 23 anni, di fronte alle proprie responsabilità. Purtroppo la campagna elettorale invece è una campagna elettorale dove si sovrappongono i temi nazionali con i temi locali e molto spesso l'agenda politica viene dettata dalle vicende nazionali, non ultima la vicenda di Macerata. Ecco, cioè, forse è da pensare che, visto che ci sono anche alcuni comuni che andranno a votare poi più avanti, forse è meglio allora unirle a quel punto alle amministrative locali, ma si rimaneva insomma a parlare di territorio. Ma allora quali sono i temi principali del territorio? Voi avete un programma molto molto articolato, l'abbiamo visto, su cui si ritrovano anche dei temi che, ahimè, devo dire la verità, su altri fronti si sono un po' persi, ad esempio quello dell'ambiente mi viene in mente. Perché ad esempio l'ambiente è uscito dall'agenda di molte... dal dibattito politico, ma se ne parla poco, come se avessimo risolto tutti i problemi, ma insomma non mi sembra... No, perché così. Secondo me una delle risposte sbagliate a questa crisi è stata quella di pensare che fosse importante comunque una ripresa di natura produttiva indipendentemente dall'impatto che ciò avrebbe potuto avere nei confronti dell'ambiente, del territorio. Noi invece vogliamo capovolgere questo paradigma, noi diciamo che invece la ripresa può avvenire e quindi si possono creare anche nuove buone opportunità di lavoro se noi invece decidiamo di investire ad esempio sulla riqualificazione ambientale e sulle politiche ambientali. È proprio un cambio di paradigma che risponde poi alle domande che molto spesso ci sentiamo dire: ma dove si potrebbe generare nuovo lavoro, dove è possibile generare nuova e buona occupazione? Noi diciamo perseguendo le politiche ambientali, perseguendo delle politiche ad esempio di riqualificazione dal punto di vista ambientale, che naturalmente devono avvenire in sintonia con le indicazioni e gli orientamenti nazionali, ma sulle quali la Regione Lombardia può fare molto. Diciamo poi che la Regione Lombardia, insomma, che ha dei primati per quanto riguarda negativi sull'ambiente abbastanza importanti: l'inquinamento dell'aria nella zona. L'inquinamento dell'aria, il conferimento dei fanghi, si parla di. Il problema di Brescia, ad esempio. Il problema di Brescia, il conferimento dei rifiuti, lo smottamento del territorio, il problema delle frane, il problema dell'abbandono di alcuni territori, soprattutto i territori montuosi di Regione Lombardia, che vengono abbandonati dalle popolazioni proprio perché non c'è una politica per la messa in sicurezza del territorio. Proprio per questo, volevo chiedere, prima che creavamo fuori, mi sono dimenticato di chiedere questa cosa. Quanto, secondo lei, la politica regionale lombarda finora è stata, e lo dico a mio discapito del nome che portiamo, però milanocentrica? Quanto il resto della regione forte mi fosse dimenticato? Allora, io sono milanese d'adozione, come la gran parte dei milanesi, ho sempre vissuto la mia attività lavorativa prima e quella sindacale e politica dopo dentro la dimensione della città metropolitana. Okay. E devo dire che la percezione che hai di questo territorio è un territorio molto dinamico, pur con tantissimi problemi anche dal punto di vista sociale, e tutto sommato un territorio autosufficiente. Devo dire però che girando in queste settimane di campagna elettorale, toccando tutti i vari territori, ci si accorge come invece la Lombardia sia una sommatoria di differenze e che quindi chi deve amministrare e governare questa regione deve avere la capacità di cogliere questi aspetti e ad esempio di provare a collegare le aree più dinamiche e più innovative con quelle aree invece dove ci sono grosse difficoltà dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale e sulle quali invece bisognerebbe intervenire. Cosa l'ha colpito questo suo girare? Ormai sta girando davvero, ma ancora 20 giorni, quindi chissà quanto dovrà girare ancora la regione. Cosa l'ha colpita particolarmente? Intanto che c'è una costante che è quella dell'attenzione all'ambiente. Cioè dai diversi territori ho percepito, parlando con molte associazioni, molti comitati, con singoli cittadini, che c'è questa volontà di preservare il territorio e quindi secondo me è una volontà e un interesse anche dal punto di vista civico importante che la politica dovrebbe favorire e dovrebbe incentivare. C'è una preoccupazione diffusa rispetto al futuro, per particolar modo quando parliamo di giovani. Quando parli con loro c'è questo elemento di insofferenza da una parte, ma anche di difficoltà nel prefigurare un futuro a fronte del lavoro che è quello che è, dei percorsi di studio che, dentro i quali ci sono delle enormi difficoltà. Diciamo è una regione dove si percepisce che sono aumentate in questi anni le disuguaglianze, dove la politica non è stata in grado di intervenire, dove è cresciuto un risentimento sociale da parte di alcuni strati di popolazione, alle quali o la politica e quindi la sinistra è in grado di dare delle risposte, oppure c'è il rischio che questa disperazione sociale vada da tutt'altra parte.
Ecco, se adesso andiamo a guardare invece le eccellenze che i suoi rivali, no? Diciamo, anzi, il presidente uscente Maroni porta, ad esempio, è la sanità lombarda, un fiore all'occhiello della Lombardia, la seconda sanità migliore in Italia solo dopo il Piemonte. Non so cosa gli abbia fatto Piemonte a Maroni, ma insomma, chissà, non dormirà per questo secondo posto invece che primo, credo. Però voi dite, attenzione, non è proprio così. Allora, intanto bisogna capire se l'eccellenza sanitaria avviene grazie alle politiche di Regione Lombardia di questi anni o nonostante le politiche di Regione Lombardia di questi anni. Questo è il tema politico di fondo, è la domanda alla quale bisognerebbe dare una risposta. Dopodiché ci sono dei segnali molto preoccupanti che come tali non vanno sottovalutati. Il primo è il fatto che ci siano sempre di più persone in Lombardia che non possono curarsi, che non sono nell'ingrado di poter ad esempio pagare, perché purtroppo per poter avere delle visite specialistiche molto spesso ci sono tempi d'attesa e liste d'attesa così lunghe che costringono le persone, per la gravità dei problemi con i quali sono chiamate a misurarsi, a pagarsi visite private. Quindi abbiamo intanto un segnale, una parte delle famiglie lombarde non si curano, quindi non c'è effettivamente un accesso universalistico al sistema sanitario lombardo. C'è il tema poi del trasferimento di risorse che è avvenuto in tutti questi anni dalla sanità pubblica alla sanità privata. Noi ad esempio chiediamo che vengano modificati i sistemi di accreditamento delle strutture private. C'è il tema dell'appropriatezza riguardante le cure che vengono fatte, nel senso che ci vorrebbero maggiori controlli proprio per verificare l'appropriatezza di queste cure. C'è il tema poi della delibera fatta negli ultimi mesi relativamente alla cronicità. Noi abbiamo 3 milioni e mezzo di persone croniche, di malati cronici in Regione Lombardia. Con l'ultima delibera, la Regione Lombardia prevede che la presa in carico di questi cronici possa avvenire anche attraverso società private che potrebbero prendersi carico fino a 200.000 assistiti. Quindi significa la totale spersonalizzazione del rapporto tra paziente, tra malato e il proprio medico, ed è naturalmente questa una criticità che per noi va rimossa, quindi noi siamo per chiedere che vengano eliminate queste due delibere sulla cronicità, potenziando invece il servizio dei medici di famiglia. Pochi mesi fa, insomma, siamo andati alle urne in Lombardia per decidere, diciamo così, se essere più o meno autonomi dallo Stato centrale, così ci è stato, diciamo, almeno detto e venduto come referendum. Voi mi sembravate già all'epoca contrari a questo referendum, proprio anzi voi al farlo, avete votato per l'astensionismo o comunque per il no, però qual è il tema dell'autonomia? Un tema comunque che ritorna sempre nell'agenda politica. Qual è la vostra posizione sul tema dell'autonomia in Regione Lombardia? Allora, noi siamo per un regionalismo solidale, cioè siamo perché le regioni più forti, più ricche, più dinamiche del paese, all'interno di un'unità nazionale, possano collaborare con quelle che sono le regioni e i territori che ancora oggi in questo paese scontano elementi di ritardo, per non dire di sottosviluppo. Quindi a noi non ci persuade un'idea nella quale le singole regioni, quelle più forti, vogliono ridisegnare un rapporto speciale dedicato nei confronti dello Stato. Se poi tutta questa cosa viene infarcita, come nella campagna referendaria ha fatto Maroni, dicendo che questa autonomia avrebbe garantito maggiori risorse alla Regione Lombardia e quindi avrebbe garantito di poter trattenere qui il residuo fiscale, cosa assolutamente non possibile, vuol dire che siamo anche all'interno di affermazioni che sono molto molto strumentali. Dopodiché, il titolo quinto della Costituzione prevede la possibilità di aprire un negoziato per trasferire dallo Stato alla Regione alcune funzioni, in tutto 23, ma il titolo quinto non prevede da parte delle Regioni l'obbligatorietà di arrivare all'apertura di questo negoziato attraverso l'istituto referendario. Qui invece è stata fatta una scelta particolare, che è stata appunto quella di fare il referendum con dei costi molto elevati. È stata possibile l'attivazione del referendum grazie anche al voto non solo di compatto del centrodestra, ma anche del Movimento 5 Stelle. È stato introdotto questo tipo di votazione elettronica attraverso il tablet. Qualcuno ci ha detto che questi tablet alla fine delle votazioni sarebbero stati riutilizzati, regalati e donati alle scuole, riutilizzati alle scuole. Sappiamo che in questo momento sono C'è dentro qualcosa che un non va bene. deposito e nelle scuole praticamente non si è visto l'ombra del tablet. In compenso sono stati spesi tanti soldi. Un esempio su tutti, l'Emilia Romagna ha attivato un negoziato con il governo per avere maggiore autonomia, ma l'Emilia Romagna l'ha fatto senza dover spendere tutte quelle risorse
socio che invece ha speso questa regione. Dopodiché comunque dice, tutta questa autonomia, capiamola, non è necessariamente un bene, anzi bisogna cercare di essere appunto solidali tra regioni. Dopodiché se tu chiedi di avere 23 competenze in più, dovresti avere il coraggio di fare un bilancio di come hai gestito le competenze che avevi sino a questo momento. Ecco, manca completamente questa prima parte dell'analisi per quanto riguarda la Regione Lombardia. È stata votata una risoluzione in Consiglio regionale come conseguenza dell'esito referendario, peraltro apro e chiudo la parentesi, un referendum che non aveva un quorum, nel senso che se l'avesse avuto come nella Regione Veneto la maggioranza dei cittadini lombardi non hanno espresso, diciamo, un parere favorevole tra coloro che non hanno partecipato al voto e coloro che hanno votato contro. Però non essendoci il quorum si è attivata comunque la procedura da parte di Regione Lombardia, e poi il proponente del referendum, stiamo parlando di Roberto Maroni, sì, dopo qualche settimana ha annunciato che non si sarebbe più ricandidato e che quindi fattivamente non avrebbe più seguito il negoziato laddove fosse stato rieletto. Tanti sono anche gli altri temi appunto che avete nel vostro programma, uno su tutti comunque che insomma tutti i giorni tiene col fiato sospeso, dovrebbe dire, molti lombardi, con i trasporti. Sì, la regione ha deciso di non decidere, o perlomeno ha deciso di decidere guardando con gli occhi rivolti al passato e non al futuro, nel senso che c'è un piano della mobilità per i prossimi anni votato in Regione Lombardia, non abbiamo votato contro, che prevede ancora una volta l'aumento e l'implementazione della rete di trasporto su gomma. Quindi sono previsti investimenti per il potenziamento della rete viaria su gomma, e non sono previsti invece adeguati finanziamenti per l'ammodernamento della rete ferroviaria e della rete su ferro. Mi pare che questa sia una scelta sbagliata, bisogna da questo punto di vista cambiare completamente orientamento. E bisogna mettere in sicurezza prima di tutto la rete ferroviaria, anche per le vicende che diciamo sono successe scorse settimane. Bisogna rivedere la governance di Trenord, che oggi questa governance compartecipata 50% Ferrovie Nord Milano, 50% RFI, è un modello di governance che non garantisce efficienza all'azienda. Dopodiché c'è un problema della messa a gara del servizio, a noi piacerebbe che ci fossero più gestori. Dovrebbe essere messa a gara, comunque c'era un'idea dentro il 2020, c'è l'obbligatorietà, certo. Però qui si parla di avere più gestori, quindi diciamo più player è un bene oppure no? Beh, intanto c'è un livello di insoddisfazione del servizio che è del tutto evidente da parte di tutti i territori. Io nella precedente consigliatura ero componente della quinta commissione che si occupava di trasporti, abbiamo avuto tantissimi comitati di pendolari che sono venuti a chiedere, hanno chiesto l'audizione per rappresentare i loro problemi di sicurezza, di qualità di comodità nel viaggio, di tempi, di soppressione, quindi c'è un problema. Quindi un'apertura comunque a più private a questo punto? Diciamo un'apertura a diversi soggetti, pubblici e privati, che potrebbero concorrere presentando il loro piano dei servizi, il loro piano industriale, capire dentro questo piano industriale chi effettivamente vuole fare più investimenti per migliorare la qualità del servizio. Parlando di investimenti, viene da passare appunto a parlare di lavoro. Parla di lavoro, mi chiedo, il lavoro insomma a tutti i livelli politici se ne parla, dal sindaco del piccolo paesino di 4.000 abitanti fino al Presidente della Repubblica si parla di lavoro, è un problema, è una urgenza di questo paese trovare diciamo una soluzione a una crescente disoccupazione, soprattutto giovanile. Cosa può fare una regione? Quali sono, diciamo, i confini in cui, oltre che geografici, può lavorare una regione? E che tipo di rapporto può avere anche con le regioni vicine per cercare magari di appunto creare più movimento e più attrattività? Ma intanto c'è un problema che riguarda la percezione della realtà. Noi qui ci sentiamo dire che grazie al Job Act ci sono stati 900.000 posti di lavoro in più, dopodiché andiamo a vedere le ore lavorate e ci accorgiamo che le ore lavorate sono 1.400.000.000 in meno di quanto non lo fossero nel 2008. Vuol dire che ci possono essere più teste persone che lavorano, ma ci sono persone che lavorano, diciamo, meno di quanto non lavorassero prima. Era lavorare tutti, lavorare meno, era giusto? Certo, lavorare tutti, lavorare meno, dal punto di vista della riduzione dell'orario di lavoro e la redistribuzione del lavoro su più persone. Però si diceva parità di salario, era la differenza. C'era una piccola differenza, Perché lavorare tutti, lavorare meno, decurtati di salario, diciamo, sono i part-time forzati che già esistono all'interno
all'interno delle aziende. Quindi bisogna guardare in faccia la realtà, bisogna sapere che la crisi ha colpito in modo selettivo alcune fasce sociali, parlavate prima dei giovani, delle donne, degli over 55, che sono persone espulse dai processi produttivi e che hanno un'enorme difficoltà nel poter essere reinseriti. Quindi quando si parla di Regione Lombardia e si parla di lavoro, la prima cosa che dovrebbe fare Regione Lombardia è garantire degli investimenti al fine di aiutare le imprese a riqualificare la struttura produttiva per migliorare la qualità del lavoro e quindi migliorare il lavoro di cui quelle imprese hanno bisogno e hanno necessità. C'è la necessità naturalmente di un percorso di formazione professionale che sia più adatto, più mirato e più finalizzato alle esigenze delle imprese, quindi dare la possibilità alle persone inoccupate e disoccupate di entrare all'interno di percorsi di formazione che siano effettivamente utili alla loro riempiegabilità. C'è la ridefinizione della rete dei servizi all'impiego, nel senso che le politiche per il lavoro sono di competenza regionale e devo dire che da questo punto di vista noi ad esempio come Liberi Uguali siamo per estendere l'esperienza delle AFOL, che sono queste agenzie di formazione e orientamento lavoro, presenti a Milano e città metropolitana, presenti a Monza e Brianza, ma non presenti in altre province. Diciamo che ci sono delle agenzie che hanno dimostrato di essere virtuose, di avere la capacità di avere delle performance importanti dal punto di vista della rioccupabilità delle persone, e questa rete potrebbe essere generalizzata ed estesa su tutto il territorio. A noi piacerebbe che Regione Lombardia entrasse all'interno di queste AFOL anche con una propria partecipazione, proprio per rafforzarle ulteriormente dentro questo lavoro di formazione e di inserimento lavorativo che è molto molto importante. Non si lavora se non si è istruiti, si diceva una volta, no? Ecco, c'è una famosa canzone che diceva anche l'operaio vuole il figlio dottore, una canzone che insomma cantava sicuramente lei agli inizi della sua carriera politica, ci ha parlato però a un sistema che qualcosa però ha incrinato, perché abbiamo un'altissima dispersione scolastica in Lombardia, abbiamo tantissimi iscritti all'università ma pochissimi, ma sempre meno laureati. Qual è la risposta che una regione Lombardia a guida Rosati, mi piace come funziona, suona bene? Potrebbe dare. Mi piacerebbe poter portare qualche idea di sinistra dentro la regione Lombardia. No, quando parlavo all'inizio dell'aumento delle disuguaglianze, sì. Mentre le disuguaglianze sono legate anche alla fragilità del percorso di formazione, di educazione, del percorso scolastico da parte dei giovani. Purtroppo c'è sempre più una correlazione diretta tra il reddito della famiglia di appartenenza e il successo dal punto di vista scolastico da parte dei giovani, e naturalmente più aumentano le differenze sociali, più i giovani che provengono dalle famiglie diciamo più in difficoltà non riescono a completare il ciclo di studi, non riescono ad iscriversi all'università, oppure si iscrivono ma non riescono a completare il ciclo universitario. Quindi bisogna intervenire lì, bisogna intervenire con risorse pubbliche. In questi anni la Regione Lombardia ha deciso di spendere i propri soldi per favorire le scuole paritarie o le scuole private. Noi pensiamo che da questo punto di vista ci debba essere un cambio di paradigma, nel senso che bisogna prima di tutto il pubblico, perché il pubblico è il luogo della comunità, è il luogo dove le persone dell'uguaglianza tra diversi, e penso che questo sia un elemento sul quale noi si debba fortemente intervenire. La scuola è un elemento di integrazione, può essere un elemento generatore di opportunità di vita per quanto riguarda i giovani, ed è questo qui il primo segmento sulla quale noi si deve intervenire. Non ha senso parlare di lavoro, soprattutto in un'economia dinamica come quella lombarda, se non sei in grado di rafforzare il percorso scolastico formativo da parte dei giovani. Ho detto poco fa, mi piacerebbe portare un po' di sinistra nella politica di Regione Lombardia. Ha esordito dicendo noi siamo sempre stati a sinistra, sono gli altri che si spostano verso destra. Ultima domanda, ha ancora senso oggi parlare di sinistra e destra? Assolutamente sì. Sino a quando nel mondo ci saranno le disuguaglianze, ci sarà chi si prenderà carico di rappresentare le persone più povere e più in difficoltà e chi invece deciderà di girare la testa dall'altra parte. Noi siamo la sinistra, vogliamo occuparci di questo, della fascia sociale più in difficoltà, più fragili, vogliamo portarli al governo del paese con le nostre idee, con le loro idee, i loro bisogni, e questo diciamo così è l'obiettivo che ci siamo posti quando è nato Liberi Uguali.
Rosati, grazie mille davvero per essere qui con noi oggi. Onore Rosati, candidato a presidente di Liberi e Uguali alla Regione Lombardia. E, insomma, ancora 20 giorni grazie. E poi finalmente forse potrà un attimo riposarsi. Vabbè, ma ci sono lavori molto più, molto più difficili e pesanti di fare in politico. Insomma, e poi, non lamentiamoci. Sta venendo, insomma, sta girando tutta la regione, che comunque sì, è un bel vedere la Regione Lombardia, sì, no? Una bella insomma, regione, no? Sì, insomma, assolutamente. Va anche bene, c'erano mai posti peggiori da vedere. No, non ci manca. Davvero, guardate, grazie mille. Grazie a voi. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento per oggi pomeriggio alle ore 18 per l'edizione della sera di Milano All News. E noi invece ci vediamo qua in diretta domani alle 12.30 con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.